quasi non sembra vero, che Chioma de Cavallo è ritornato de mattina. Eh sì, ritorno de mattina, te faccio vedere pure che ora è. Tiè, oh, ce vedi? No, no, aspetta, sei bloccato. 9.30. Qua ci starebbe bene un... Hai capito? Oppure... Ma ce l'ho! Allora, compare, amico... Oggi che è lunedì, mazza o lunedì, porca miseria, fino quasi pure febbraio. Mamma mia, allora oggi si ritorna a un evergreen, molte dico pure altre cose, eh. Aspetta, fammi vedere questa, oggi voglio questa, oggi lo prendo a ciotola fine. Vedo sistemare il capello però, perché il capello così non mi piace. Niente, mi devo fare di sistemare il pelo, però ogni volta che gli chiedo mi fate i capelli mi guardano. Sì, vabbè, tra un po', Stai preoccupato, tra un po'. Passo tra un po' non è mai. Ah, vabbè, che devi fare? Un po' di cera. Vediamo come viene più che altro, Prima esce l'acqua calda c'ho 40 minuti. No, io bagno sempre le mani e metto la cera per i capelli, Tanto proprio il casco. Quasi inutile portarla, per questo porto un po' il capello lunghetto, capito? Che ho portato per 30, quasi ormai quasi 34 anni. Capelli corti. No, vabbè, 33, dai, anzi 32, se no sembra Madonna, appena nato già stavo i capelli così a castoro. No. Però ho sempre portati i corti. Poi un giorno scapocciato ho deciso di portarli un po' più lunghetti. Eccoci qua. Oh! Barbone si vede. Allora, l'altra volta noi saremmo lasciati che avevo usato il rasoio mio, il bravo, con Feather. Non l'ho levata la Feather dal rasoio, ma cambio sapone pre e dopo barba. Oggi cambio un po' tutto quanto. Aspetta che metto pure a mollo il pennello, perché sennò logicamente non mi posso fare una barba come dico io. Oh. Allora, invito tutti i nuovi iscritti, amici cari, amico caro, la prima volta che mi vedi e mi vuoi fare qualche domanda, scrivi tranquillamente, poi se purtroppo il tempo ultimamente è tiranno, proprio mi corre appresso e mi dice, oh, ce l'ho più il tempo. No, cerco di prendere un po' delle pause, perché se no umanamente non ce la fai, perché poi le richieste di informazione, poi c'è chi mi scrive sulla pagina ufficiale, c'è chi mi scrive su quella del The Vintage, c'è quella che mi scrive sul profilo mio privato, certo non ci capisco niente. Ma boh, comunque, bene o male, le cose che consiglio a chi inizia, classico rasoio da 4 euro, rasoio di sicurezza, non premere, la mette buone, non ti affida che se compri il Wilkinson o le Wilkinson nere, a me personalmente non fanno impazzire, non mi piacciono. Secondo me, anzi, è un approccio sbagliato a rasatura tradizionale. Tradizionale deve essere bella, decoduria. Guarda, oggi te lo faccio vedere. Pennello te lo faccio vedere dopo, ti mostro soltanto quello che oggi userò per farmi una barba. Pochi pezzi. Ecchi qua. Floyd vigoroso che non trovi facilmente in giro. Tabacco verde, linea intenso TFS. Olio. Questo è olio pre rasatura, ma c'è scritto per rasatura, quindi attenzione, è il rasoietto mio, niente di più, solo questo. Quindi, visto e considerando che mi sono fatto bel doccione, perché io la mattina mi faccio sempre il doccione, vado ad ammollare in un sapone e stamattina mi diverto un pochetto con l'olio, stamattina sì, anche se poi è mentolato, quindi pensa che abbinamento che sto a fare adesso. Allora, mentolato, olio mentolato, sapone tabaccoso, quindi un pochino talcato secondo il naso mio, e aftershave un'altra volta un po' mentolato. Però ti dico una cosa, il vigoroso, tanti dicono ah no, perché il Floyd è quello che mi ricorda il barbiere. Se sei classe 83 come me, oppure di più, pure prima, secondo me il vero aftershave che sentivi era questo, il vigoroso, perché a me appena l'ho sentito mi ha riportato proprio indietro il tempo. Allora, olio Floyd, questo l'ho trovato da Acqua e Sapone se non mi sbaglio, eccolo qua, o da Dicotà, non mi ricordo, costa tipo 4 euro e qualcosa, molto 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 denso, cioè sembra, ti ricordi Vixinex? C'ha la stessa profumazione. Mo mi stanno a chiamare, vorrei sapere chi è mo che mi chiama, aspetta, scusa,
tutti questi numeri strani, ma chi è? Ma chi ti risponde? Ma chi te pensa? Uno risponde. Ah, eccoci qua. Metto un pochino. È molto molto denso, eh? Molto 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 denso. Massaggetto, anzi, si è quasi mezzo asciugato, posso dire, o si è sminchiato in qualche maniera. Cosa reduce dal carnevale, io sono andato a vedere il carnevale che fanno a Ciampino. Se io pensavo chissà, vabbè, non è che te pensi chissà, però pensavo di vedere quanti, chissà quanti carri allegorici, invece erano due, ci hanno messo 1:40 per arrivare, vabbè. Però è carino perché sai, quando stai, cioè, bambina piccola, quindi sti fiumi dei coriandoli, cose, poi c'è stata una persona che stava con noi, non c'ha una grande mira, ha trovato una bomboletta di quelle e fa le stelle filanti, la vuole tirare addosso alla persona nostra, del gruppetto nostro, ha centrato come se nulla fosse. Una signora che passava là, cioè il pezzo di video quando ho visto il rallentatore fa ridere, perché questa signora arriva tutta, poi arriva sta schizzata sulla capoccia, dopo 5-6 secondi si rende conto che qualcosa è arrivato sulla testa sua, la vedi che fa. Però non si è preoccupata da dove arrivasse sta stella filante. Eccolo qua, eccolo qua. Chi non l'ha mai provato, gli posso dire soltanto che te perdi un'occasione unica, veramente unica. Ah. Ah. E andiamo a fare l'humus dutch. No, lo scopo mio qual è? Quello di verificare, perché mo parlando sti giorni pure su Al Vintage abbiamo parlato della stranamente schiuma molto con la fine oggi, che sta un po' ostica secondo me. Abbiamo parlato questi giorni delle lamette della Federer, massimo due barbe e poi le butti. E voglio verificare perché fino ad ora io sai che c'è, a forza di prendere lamettine, ne ho provate una al giorno e poi l'ho rimessa là. Tranne qualche volta che mi è capitato, vabbè, rasoio già con la lametta inserita, che io ho brutto vizio di lasciare la lametta inserita perché c'è chi dice no, perché io la tolgo, perché sennò mi si arrugginisce. Io sinceramente le cose le provo fino a che poi escono i licantropi da là dentro, quindi la lascio marcire là dentro. Fino adesso per fortuna nessuno mi ha fatto ruggine. Allora andiamo col vaporoso, mentre il pennello caldo. Allora eccoci qua, Bruno, un po' vaporoso oggi il sapone, vedi? Un po' vaporoso, vedi? Quindi quando è vaporoso così vuol dire che non hai preso la giusta quantità che ti serviva, ne hai presa molto molto poca, e quindi devi andare a insistere un pochetto sul sapore, vedi? Gli fa così e insiste, non devi mollare. C'è chi mi ha detto no, ma io mi irrito sempre quando mi rado in questa maniera. Beh, uno può dare un consiglio, poi dopo di che io consiglio, diciamo, il vero consiglio, quello che non ti darà mai nessuno, è quello di vado al medico, vado al dermatologo e approfondisco un attimo la questione della mia irritazione costante. Secondo me è meglio da un dermatologo, non te la può dare nessuno, né guru, né santoni, e né, stavo a dire un'altra parola, però è meglio a me sta zitto, e nessuno te lo può dare, però se c'è questo problema io approfondirei. Io ho provato tutte e te posso dire che alcune volte mi succede che mi irrito e tanto, discorso lametta, rasoio e magari una poca preparazione del viso per la fase di rasatura. Quanto mi piace! Ah, è veramente qualcosa di eccezionale. Poi lo pantarei qua, in Manchurian, una cosa, è il pelo che amo di più. Ti dico la verità. Oh. Che ride ieri, guarda, mamma mia, ti ho fatto una risata di quelle. Una scena epocale. Cioè questa passava, ti è trovata. Sta chilata e mezza che volava. Poi una certa ha detto abbiamo gli annamosene perché la gente cominciava a andare via, ha detto annamosene perché no, prima che ce l'hanno a scopo è pulito tutta la piazza.
Vedi come sono. Sentito? Allora, i passaggi che faccio io. Cioè, il gatto sfociato. Oh, senti? Oh. Allora, Feder non necessita e non richiede pressione assoluta. È un lavoro di lama. Io ho pure ipotizzato, no? Visto che sono super affilate, ho ipotizzato che avendo magari una super affilatura tendono a durare magari di meno, per il fatto appunto che hanno un filo così sottile e delicato che dopo un po' a lavorare sui peli le rovina. È pure giusto, perché con queste sono lavette da uso. Usa fino a che funzionano, perché poi aspetta, no, no, sembra che sto a fare tutto finta. Usale finché funziona e poi buttale. Ehi? Poi consiglio spesso a chi si compra il Wilkinson Classic e dice: ah, ma non taglio come mi aspettavo, ancora vedi i peli. Allora te do un consiglio: se hai iniziato da poco e ancora sei incerto, quindi ancora non hai capito bene qual è il giusto, la giusta combinazione tra lametta e rasoio, fai una cosa: comprati le Feather, montale sul Wilkinson Classic e vedrai che la tua sbarbata sarà fenomenale, te lo posso assicurare. Guarda, te ci metto sta mano sul fuoco. Però può capire pure che non te ce trovi, però no, nel senso, il Wilkinson Classic è molto, è un rasoio molto protetto, cioè la lama esce poco, quindi se tu aumenti invece il taglio, secondo me te trovi bene. Cioè, io te lo dico perché l'ho provato in tutte le salse, il Wilkinson Classic non mi ha mai deluso, tranne che quando l'ho comprato era fornito con le lamette Wilkinson nere, che a me sinceramente non piacciono, perché io reputo le Feather le migliori secondo me al mondo. Per quale motivo? Perché vedi, non sto né tirando la pelle, ecco, cioè non sto a fare niente, lavorano loro, non c'è bisogno né di pressione né di, cioè giusta, vabbè, giusta inclinazione, non c'è bisogno di niente. Aia, come sono tagliato, vedi? Guarda, guarda, l'ho sentita proprio, vedi? Che miseriaccia. Sì, le senti, le senti. Senti grattare. Però, cioè tu vai tranquillo, non succede nulla. Noi vediamo che la seconda passata, aspetta, abbi pazienza, siamo tanto, diventa una maschera di sangue tipo Zorro. Non faccio un effetto il controvelo, perché me ne sbatto altamente, perché domani mattina mi voglio sbarbare un'altra volta. Quindi a maggior ragione, anche se ti dico la verità, con le Feather è un po' difficile il giorno dopo, perché tagliano abbastanza bene, quindi il grado di BBS che tanti dicono, tanti scrivono, non si capisce chi è, non capisce. Cioè in lingua italiana sarebbe tradotto come sentirsi il viso morbido come il sedere di un bambino, quindi in poche parole è quello. Eccolo qua. Il giorno dopo, ti ripeto, anche se non hai fatto il contropelo, le Feather ti regalano che cosa? Un viso liscio. Quindi pensa a te fare il contropelo e stare 3-4 giorni senza barba. Siccome io l'ho ripetuto più di una volta, a me non mi interessa di venire senza barba. Non c'è il godimento, capito? Allora faccio solo un pelo e non faccio con giù pelo. Ecco qua. Allora, molto scorrevole. Questi giorni ricomincerò a tirare fuori, anche se ho materiale sempre nuovo da provare. Ogni tanto ritirerò fuori qualche crema, qualche sapone che ho già utilizzato e che magari o è fuori produzione o che non è facile da reperire. Hai capito? Oh, ma a proposito, l'altra volta il video, l'ultimo video che ho fatto, tranne questo, il penultimo, non vi è piaciuto? Vorrei sentire un attimo che
che ne pensate? Ma di qualche peletta ancora prende, dai. Considerando che non ho tirato, non ho fatto niente, non tiro, non stendo la pelle, cosa che andrebbe fatta. Perché per chi mi ha detto che il penultimo video non era così, non è piaciuto. Oh, eccoci qua. Vedi? Vabbè, tranne qua. Senti. Hanno funzionato. Senti, pure il camera si è aperto. A posto. Aspetta un attimo l'acqua calda. Ma no, ultimamente non maria più niente. A me ormai vanno bypassato. Una volta era via vai dei colieri, dei cose. Ormai non gli frega più niente di nessuno di me. Vabbè, c'è chi ha trovato meglio, no? Aspetta. Ok, a posto. Domani sono pronto a farmi un'altra, va. Allora mi sciacquo, sennò poi mi arriva quello che mi dice: oh, guarda che non sei solo te al mondo, chiudi l'acqua. Che ogni tanto capita. Oh. Sono io perché lo amo, perché te lascia una pelle liscia, molto molto liscia. Poi in combinazione con le feather meglio mi sento. Manutenzione di baffi ultimamente l'ho lasciati proprio allo stato brado per vedere come andavo, perché le cere purtroppo ho notato più di una volta che tendono a farmi cadere i peli qua sotto. Però devo correggertilo perché so troppo, è troppo, guarda. Ti sei reso conto? Cioè non c'ha proprio paura. Oddio che chiazza di sangue. Oddio mo svengo. Oddio mi sento male. Oddio. Aspetta. Al lume di rocca o a matite mostarica ci stanno persi, non si trova più dentro sta casa. Sparita. Vabbè, chi si avvicina? Amico mio, per chi si avvicina al rasatore tradizionale, io consiglio come primo acquisto anche l'allume di rocca, perché le prime sbarbate saranno un po' incerte. La pelle non è abituata a un taglio così, perché è abbastanza profondo rispetto al discorso del multilama che te strappa pure. Quindi io ti consiglio anche l'acquisto dell'allume di rocca. L'allume di rocca ti permette di stemperare un pochino, oddio dove stanno i forbici, di stemperare un pochino i vari arrossamenti, anche se brucia da impazzia, perché brucia da impazzia l'uva trocca, però ti abito pure, ti disinfetta il viso. Quindi per chi magari la prima sbarbata ti ritrova il giorno dopo pieno di foruncoli, se tu usi l'allume che aiuta pure a maturarli, quindi li fa seccare, comprate l'allume trocca, costa 2 euro, 3 euro, una cosa fattibile. Allora guarda, vedi, tranne qui sotto, sono andato solo in pelo, vedi. Te gusta? Pensa se faccio il contropelo, sembrava una signorina. Ciao. Eccolo qua, il vero e unico e inimbattibile, secondo me, Floyd.
Mamma mia, inebriante proprio. Sta punta di mentolato che si sembra leggerissima la punta di mentolato, ma non è forte. Poi questa è la versione, sembra me sto a mettere il ghiacciolo all'arancia in faccia. Mi ha dato questa sensazione. Oh. È molto morbido, sembra quasi. Boh. Ecco, a botta di mentolato mo la comincio a sentire. Mamma mia, eccolo qua. Ottimo, non ha bruciato una virgola. Non ha bruciato una virgola, com'è? Ecco, mo comincia a bruciare. Io parlo sempre prima, oh. Non c'ho, c'ho il vizio del. Non riesco a starmi zitto, in poche parole è quello il problema. Però è una figata, questo raga, questo va fatto così, no? Te tu passi pure con quello che trovi qui in Italia, eh? Questo. Senti che botta di freddo che arriva, no? Spettacolo, veramente spettacolo. Quindi vedi, sbarbato con pochi pezzi, però pezzi buoni. Olio per rasatura, ma io l'ho utilizzato come pre-rasatura, vigoroso, e il tabacco verde casa DFS, che per me è un an evergreen, un must have, secondo me must have, perché poi c'è l'olio di mandorle che ti aiuta a far scorrere meglio la lametta. E te lo posso assicurare che Feder, tabacco verde Floyd è una cosa irresistibile. Poi vabbè, per non parlare del pennello, che il pennello ha fatto il suo. Allora, io oggi chiudo in modo breve, ma sarà poi intenso, perché tutto lo guarderai, te lo gusterai. Se mi lasci qualche informazione, se ti è piaciuto l'ultimo video, il penultimo che ho fatto, sì, perché no, perché sì, mi fa un gran piacere. Io per il resto vi saluto, se becchiamo alla prossima, spero domani, anche se sono molto liscio, ma domani spero di avere qualcosa, anche perché, amico mio, ho bisogno di ritornare un attimo a mano libera, perché è il mio amore, quindi non ce la faccio, sta senso. Mi piace una sbarbata così perché è abbastanza veloce, tanto mo arriva a 30 minuti, tu scappi. È efficace, però da quando ho utilizzato il mano libera te posso assicurare, sì, ancora devo raggiungere certi risultati, però non lo so, mi gusta tanto. E lo sai qual è la cosa? Che tu ti proponi in testa una cosa, un obiettivo, di raggiungere quell'obiettivo, mano a mano, passo dopo passo ci riesci, con la costanza e con la fantasia e con la voglia. Vabbè, mo non mi metto a fare il montemagno della citazione. Io vi saluto, se becchiamo la prossima, buone sbarbate e buoni acquisti. Sto Floyd è spettacolare, sono ancora bello fresco. Primavera, ancora non sta in primavera, mo dopo esco il motorino c'avrei i ghiaccioli, però va bene così. Oh, un abbraccio, ciao a tutti, da Luca.